Bene, rieccoci in studio qui nella, diciamo, location carina che abbiamo scelto di mostrarvi il paese. C'è Michele Marzullo alle prese con le inquadrature delle montagne, con le inquadrature della chiesa, oppure no? Sì, sta rimettendosi la cuffia per offrirci qualche immagine suggestiva di questo paese. Naturalmente la gente vuole vedere un po' la zona. Michele, facciamo vedere un po' tutto quanto c'è intorno a noi. Vedete tifosi che assistono al programma, c'è chi mangia lì in fondo anche tranquillamente un bel gelato. Sono tifosi del Napoli, buongiorno anche a voi. Insomma, c'è tutto un Anna, c'è tutto un clima disteso, perché oggi non c'è l'allenamento del Napoli, ci siamo noi a tenere compagnia. Anna, la tua bellezza è sempre straordinaria. Grazie. Io ti do la linea perché la gente vuole vedere anche te. A te la linea. Grazie Angelo, grazie, grazie anche per il complimento. Allora, invece io do spazio ai nostri telespettatori perché stanno arrivando, continuano ad arrivare tantissimi messaggi. Allora, un nostro amico dice: ma cosa c'è di vero su Gilardino e se davvero c'è un caso Cannavaro? Yeah. Cosa ne sa il procuratore di Insigne? Sai qualcosa? È scoppiato un caso Cannavaro che noi non sappiamo? No, ah, diciamo che io dico solo questo, che Paolo è il capitano del Napoli, non lo dimostra solo in campo, ma lo dimostra nello spogliatoio, lo dimostra anche fuori dal campo, e penso che De Laurentiis sotto certi aspetti, io ho un suggerimento anche su altre tipologie di, magari di ruoli, non di giocatori, ma anche dirigenziali. Io ho dato la mia idea e la rinnovo. Io penso che certi valori, certe persone che hanno uno spessore importante come quello di Paolo Cannavaro, penso che vanno, tra virgolette, tutelate. Quindi, diciamo, io penso e voglio lanciare solo questo messaggio, giusto che il Napoli non faccia succedere nessun caso Cannavaro. Certo. Poi nel particolare non sarebbe corretto entrare, però io penso che alla luce di quelle poche voci che girano, penso che il capitano merita rispetto. Mentre su, per quanto riguarda Gilardino, il nostro amico dice: io ho sentito delle voci su Gilardino, c'è qualcosa di fondato oppure rimangono voci? Ma un giocatore, secondo me, anche non credo che siano solo voci. Io penso che, secondo me, concretamente l'idea del Napoli, c'è un'idea concreta. Parliamo di Gilardino, che secondo me è uno dei giocatori, diciamo oggi è uno degli attaccanti tra i più importanti, tra i 6 o 7 attaccanti importanti in Italia, voglio dire, quindi che penso che secondo me sarebbe anche un acquisto molto intelligente. Allora, ancora un messaggio, Angelo, questo messaggio invece è per te. Un nostro amico dice: manca un mese e serve difensore, fascia destra, centrocampisti e 2 attaccanti. Ma quando si muove il presidente Benitez, cosa sta dicendo su questo? Vogliono sapere i nostri amici, lo scrive Giovanni ed Enzo. Allora, il presidente, vi posso garantire, mentre vediamo delle immagini straordinarie qui dalla Val di Sole, Michele, siamo in diretta, eccola qui, come vediamo quest'altra panoramica con la piazza alle nostre spalle, i tifosi sempre presenti quando accendiamo le telecamere qui live, tutto live. Vi dicevo, il presidente sa bene quello che deve fare. Lui ha un tesoro tra le mani, adesso deve spenderlo bene. È impensabile, ragazzi, io ho parlato con tutto l'entourage e queste sono le parole: è impensabile che il presidente non spenda i soldi che ha detto di spendere per rinforzare il Napoli. Adesso chiaramente la preoccupazione dei tifosi è quella di dire: noi dobbiamo sicuramente spendere anche velocemente questi soldi per dare a Benitez la possibilità poi di allenare questi giocatori, però dobbiamo stare tranquilli che il presidente sicuramente farà questi acquisti, perché è impensabile che lui poi torni a Napoli con un pugno di mosche in mano, e io lo ritengo impensabile, impossibile, per cui mi aspetto grandi cose. È tornato Raffaele Tagliamonte accanto a me. Che cosa succede, Raffaele? Perché è guerra? No, è guerra nel senso che siamo sempre con l'orecchio puntato per terra per capire e sapere le novità, quello che accade, no Angelo? Adesso subentra anche un po' la fase di stanchezza per tutti noi che siamo già da 10 giorni qui, sì, a correre, a lavorare. Adesso, insomma, sono le
le cose più importanti. Ma non molliamo, eh? Assolutamente no, però Higuain deve dare il suo sì. Diciamo anche un'altra cosa, perché per dovere, no, anche di cronaca, diciamo che non si può tacciare De Laurentiis di nulla, nel senso che adesso qualcuno dirà: ma no, ma noi vogliamo, tutti quanti vogliamo la squadra, cioè voi non avete idea di quanto noi vogliamo la squadra, perché la nostra funzione poi è duplice, di giornalisti ma anche di tifosi, perché qua nessuno si nasconde, no? Siamo principalmente tifosi, lo siamo sempre stati, per cui abbiamo un doppio interesse, e la passione, l'emozione, il tifo è anche l'elemento lavorativo, perché Angelo, a noi più la squadra è importante e più noi facciamo questo mestiere abbiamo qualcosa in più per poter lavorare. Però diciamo la verità, qua i giocatori, alcuni giocatori, questi importanti, dicono no. Perché dicono no? Bisognerebbe un attimo andare qualcuno in profondità. Qualcuno dice per i diritti d'immagine, che sono Angelo, sempre il problema principale. Guarda Angelo, io sì, probabilmente, io non lo però so. Però Bayern ed Arsenal hanno anche loro diritti d'immagine, perché loro riescono a gestirli e noi no? O comunque non è che non riusciamo a gestirli, abbiamo delle difficoltà a trasferire questi concetti. Guarda, io se dovessi fare un'analisi un po', il Bayern assolutamente è lo squadrone più forte, una delle squadre più forti del mondo, campioni d'Europa, però il Bayern ha costruito anno per anno la grande potenza che rappresenta in questo momento. I top player del Bayern, insomma, voglio dire, sono stati centellinati, presi, e poi molti di quei giocatori sono stati costruiti, scelti, quindi li hanno fatti diventare loro dei top player, a parte i Ribéry eccetera, ma molti giocatori sono stati praticamente, diciamo, plasmati, no? da questa grande società, da questa grande azienda che si chiama Bayern, per cui io credo che De Laurentiis voglia puntare a quello. Io lo so che questo è un momento di frenesia, di voglia di voler fare, di voler, e quindi tutti noi vorremmo fra 10 minuti, certo, l'annuncio del top player, l'annuncio di un Ibrahimovic, l'annuncio. Io lo so che qualcuno dirà: ma tagliamo, ma ancora stai a pensare? Però credetemi, se uno più uno fa due, ma perché Ibrahimovic non poteva essere, non può essere un elemento per il Napoli, e con cui si può concretizzare, perché lì è solo una questione di soldi, e i soldi meno male sono stati trovati. Io seguo ancora questa pista. Guarda, io poi dico una cosa: chi non vuol venire a Napoli, Angelo, non deve venire a Napoli, perché se deve venire soltanto per una questione una barca di soldi, è meglio che non ci viene. Chi deve venire a Napoli deve venire, non come disse Berami l'altro giorno, perché ama la maglia, perché qui i professionisti amano la maglia, purtroppo sono non rimasti pochi. Sono rimasti poi, sono quelli che hanno ancora nel DNA l'estrazione della squadra a cui appartengono, vedi Roma, Totti, vedi nel Napoli Paolo Cannavaro, che è uno che ama la maglia. Però i soldi poi sono quelli che fanno la differenza, e quindi questi per soldi puntano da una parte o dall'altra. Higuain si aspetta soltanto il suo sì. Perché non arriva questo sì? Sono Giuseppe da Sant'Antimo, ti volevo dire che mio figlio Juventino, da quando vede la trasmissione, si è convertito. Forse San Gennaro fa il miracolo, forza Napoli, Juventino chiaramente. Bene, giro la linea a Napoli e chiedo ad Fabio Andreotti, procuratore di Insigne, se è vero la notizia che abbiamo letto sui giornali, che voi procuratori avete chiesto al Napoli di adeguare al più presto il contratto con Lorenzo Insigne. A te Anna. Prego Fabio, ti faccio subito rispondere. Noi abbiamo chiesto subito, Napoli l'anno scorso, come ogni anno che ha riadeguato il contratto a Lorenzo, lo fa uno perché deve ovviamente blindare la proprietà del giocatore, due perché deve dare riscontro a delle come dire, parole date, che non devo essere sincero, mai tirate indietro, quelle di ogni volta che si fa e si raggiungono dei traguardi dove Lorenzo dà delle certezze, delle sicurezze sotto l'aspetto tecnico, e c'era un impegno da parte della società, quella di riadeguare il contratto di Lorenzo. Quindi penso che dopo un'annata come quella dell'anno scorso, dove Lorenzo penso che ha veramente dimostrato di essere un giovane importante, adesso la parola giovane inizia un po' a passare di moda, quindi penso che sia giusto e sia anche dignitoso, considerando che il Napoli ha avuto delle richieste chiare di società che volevano acquisire il cartellino di Lorenzo, dove c'è stato anche un atteggiamento molto chiaro del calciatore nel voler assolutamente rimanere a Napoli. Quindi ci si aspetta con tutta onestà
un gesto di riconoscenza che sicuramente arriverà. Benissimo, e allora ridò la linea subito al nostro direttore Angelo Pompameo. Prego Angelo. Non lo sentiamo? No, noi non abbiamo il ritorno in studio. No, noi continuiamo a non avere l'audio in studio. Bene, siamo rientrati in studio perché per adesso non sentiamo l'audio. Leggo però dei messaggi nel momento in cui sistemiamo questa piccola cosa. Tantissimi telespettatori. Ecco, adesso penso che lo sento. Angelo? Ecco, sì, siamo ancora. Volevo dirti, abbassiamo un po' la cassa qui fuori, grazie. Ecco, perfetto. Allora, noi che facciamo informazione reale, corretta, non abbiamo padroni né padri, abbiamo voi che ci seguite alla grandissima e vi ringrazio per questo. Registriamo qualcosa che accade, come al solito, in ritiro. Che cosa succede? Sono migliaia i tifosi del Napoli che vogliono un autografo, un sorriso, una pacca sulle spalle, i giocatori si prestano e spesso hanno regolamentato il tutto. Oggi per esempio dovevano venire 3 giocatori, ne è venuto soltanto uno, Tutino, che è stato naturalmente bersagliato, gentilissimo, bersagliato giustamente dai tifosi che volevano gli autografi in modo positivo. Però che cosa succede? Che cosa lamentate? Che cosa chiedete? Perché il Napoli ci sta guardando, state tranquilli. Allora con serenità cerchiamo di capire anche che cosa chiedono i tifosi che sono qui. Io parlo personalmente di me, ho portato il bambino, io vengo da pianura, quindi mi sono sobbarcato quasi 1000 chilometri, non da pianura. Allora volevo chiedere al Presidente, lui sta cercando di costruire una grande squadra, no? Però secondo me deve partire dalle fondamenta. Cioè io vedo che a livello organizzativo lasciamo ancora molto a desiderare. Per esempio stamattina dovevano arrivare 3/4 giocatori, è arrivato Amsic, c'erano alcuni ragazzi della primavera, si è creata una lista incredibile, qualche bambino ha iniziato a sentirsi male, insomma, sì. Allora io dico anche c'era, non so come sia, Baldani. Guido Baldani, il nostro capo ufficio stampa. C'era uno stadio vuoto, cosa costava al Napoli far entrare 100-200 bambini e permettergli di fargli passare 10 minuti in compagnia dei calciatori, un autografo? Noi certamente, io non vengo per me, no, per l'autografo di Amsic con la Ma sa, per motivi di sicurezza il campo poi lasciare. Sì, ma i motivi di sicurezza parliamo del campo, ma fuori stava succedendo di peggio. Certo. Quindi non era meglio permettere ai bambini di entrare e farli divertire? Certo. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No, io sono perfettamente d'accordo con il collega, perché una società deve crescere soprattutto. Allora, un attimo soltanto, abbiamo un problema sul microfono, dobbiamo cambiare la batteria, vengo subito da lei. Fabio, questo è un problema che è solo per il Napoli o soltanto o accade anche nelle altre squadre? Fabio, a te la linea. Ma diciamo che la riflessione dei tifosi è giusta, è sacrosanta. Dare l'opportunità a dei bambini che raggiungono di mano quindi la squadra del cuore, dargli l'opportunità di salutare la squadra o almeno avere la possibilità di sfiorare o di avere un autografo, una foto dal calciatore amato, è un qualcosa di molto bello. Sul discorso della parte organizzativa, io devo essere sincero, non me ne voglio il Napoli, però purtroppo non è colpa sicuramente. Prima ho sentito il nome di Guido Baldari, come ci sono anche altri dirigenti, vi posso garantire che non è colpa loro. Purtroppo probabilmente ci vorrebbe qualche persona in più, qualche diciamo elemento in più che riuscisse tra virgolette a organizzare, a coordinare un tipo di attività del genere. Su questo devo essere sincero, non me ne voglio il Napoli, però su questo il Napoli anche deve fare molta strada. Bene, allora leggo ancora qualche messaggio così diamo spazio ai nostri telespettatori e dopo ovviamente ritorniamo a Di Maro. Un amico ci dice: in Napoli non ha cercato Torres, visto che Benitez lo conosce così bene, come mai? Poi un sostituto di maggio chi è? Dice il nostro telespettatore da casa. Su Torres, Fabio, cosa ne sai? Ma io penso che sia nell'elenco, però non è una priorità. Non è una priorità. Quindi, sinceramente, potrebbe far parte della rosa, però. Potrebbe, non so a che punto, perché non è un affare di poco conto, voglio dire. Quindi io penso che poi alla fine, come ogni altra società, c'è una programmazione, c'è degli obiettivi da raggiungere. Non è secondo me un obiettivo da escludere, ma non credo che sia uno degli obiettivi principali.
E allora, ancora... Okay. Prego, Angelo! Riprendo la linea perché ho tolto la parola prima al nostro amico tifoso che voleva dire qualcosa. Allora, io volevo solo continuare e finire il discorso di prima dell'organizzazione, quindi è chiaro a tutti che bisogna migliorare anche in questo, cioè è ovvio che il Napoli nel giro di 10 anni ormai è arrivato ad un livello tale che non si può permettere un'organizzazione del genere, quindi deve crescere anche sotto questo aspetto qui. Hai detto voglio parlare di Insigne. Sì, approfittando che c'è il procuratore, io ho notato, sono 2 giorni che sono in ritiro, ho notato da parte di Lorenzo, non vorrei creare una polemica perché assolutamente non lo è, però l'abbiamo notato e l'hanno visto praticamente tutti gli spettatori, che lui non è molto sereno, ha manifestato più volte anche con degli scatti di un po' di insofferenza, un po' di rabbia, un po' di... come se avesse percepito non so che cosa, non so, un'eventuale magari supremazia attuale di altri. Allora, vogliamo... Io ho notato questa cosa, volevo avere una risposta. Ricordando però che Lorenzo Insigne, è la verità, è stato il migliore in campo nella partita. La prima uscita del Napoli, quindi è vero forse che magari sa che questa è una stagione particolarmente importante per lui, però che ci può dire Fabio Andreotti? Io Lorenzo l'ho sentito che era l'ora di pranzo, perché oggi c'era questa mezzogiornata, era insieme alla moglie, insieme alla famiglia, l'ho visto sinceramente ma più che tranquillo, quindi sinceramente non credo proprio che ci sia nessun tipo di problema. Poi certo, voglio dire, noi siamo stati sempre molto chiari dall'inizio, il Napoli è stato sempre molto chiaro nella risposta. Se quest'anno Lorenzo Insigne avrà in questo progetto un ruolo da protagonista come gli altri, voglio dire, e penso che così accadrà, non ci sono problemi. Ma se magari dovesse per un qualsiasi motivo Rafael Benitez, cioè il mister Benitez, diciamo, poter pensare che magari Lorenzo possa essere un'alternativa, beh, l'abbiamo detto sin dall'inizio, Lorenzo è ancora giovane, a questo punto penso che diventa anche un problema del Napoli porsi il problema di come farlo crescere. Però vi devo essere onesti, ma Lorenzo è proprio tranquillissimo, proprio tu Angelo hai appunto ricordato la partita di 2 giorni fa, che forse è stato uno insieme ad altri, diciamo, quelli un po' più brillanti, quelli un po' più tra definiti migliori in campo, quindi penso meglio di così non può andare avanti. E allora Angelo, hai altre domande per Fabio? Sì, ho altre domande perché naturalmente ne approfittano che ci sono qui, c'è ancora un nostro amico qui che vuole chiedere qualcosa. No, volevo solo dire che non dobbiamo solo criticare il presidente, perché ha promesso che almeno una volta al mese aprirà i tifosi a Castel Volturno appunto l'ingresso. Ecco. Perciò non dobbiamo solo... Ecco, va bene, però l'organizzazione ci vuole, i tifosi hanno ragione, perché i bambini piccoli non possono essere messi a repentaglio dal caos. I grandi fanno caos per prendere un biglietto, poi fanno caos per entrare allo stadio, poi fanno caos quando escono, non trovano un posto auto. Insomma, essere tifosi del Napoli in questa città di Napoli è anche molto difficile, per cui trovano parcheggio scarso, insomma, un po' di organizzazione. Questo deve essere Angelo, un grande club, fatto, presidente, forse ha svoltato pagina dandoci una dimensione europea, auguriamoci che però questa dimensione si possa applicare al 100%, Angelo, anche in ritiro. Pensate che qui... Sì. Angelo, sul fatto dell'organizzazione dobbiamo puntualizzare, non è colpa delle persone che ovviamente lavorano attualmente, che secondo me sono veramente perfette, anzi sono molto bravi, ma secondo me in alcuni ruoli, in alcuni, diciamo, segmenti dell'azienda c'è bisogno di qualche persona in più. Quindi non è tanto su quello, la critica non deve essere più su, diciamo, sul rendimento che può avere o meno un dirigente, ma dobbiamo anche metterci nei panni di questi poveri ragazzi che a volte svolgono, hanno delega, diciamo tra virgolette, una delega ad operare non a 360 gradi ma forse a 720 gradi, quindi forse è un po' questo il problema. Mettere qualcuno in più che aiuti queste persone, probabilmente tutte queste, diciamo tra virgolette, perplessità che ci vengono sotto l'aspetto organizzativo potrebbero essere tranquillamente risolte. Prego Angelo, di nuovo a te la linea. Bene, scusami ancora Anna. Sì, grazie Anna, perché ho ancora un tifoso che vuole dire qualcosa. Allora, io voglio dire 2 cose. Beh, la prima è una considerazione. Prego. La seconda è una domanda. Ma per quanto riguarda i diritti d'immagine,
io penso che attualmente oggi è una società che non può permettersi di gestire i diritti d'immagine di calciatori, perché se andiamo a confrontarci con altre società importanti tipo Bayern, Manchester, ad oggi non possiamo, perché ricordiamo che negli ultimi 20-24 anni abbiamo vinto solo una Coppa Italia. Quindi io direi iniziamo a vincere qualcosa, iniziamo a partire appunto da una base insomma, e poi pensiamo mai e poi pensiamo ai diritti. L'altra immagine. Cosa vuol dire? Ecco, un'altra è una domanda. Sì. Quando ti decidi a cambiare la cover del tuo cellulare? La cover del cellulare, perché c'è Cavani. Falla vedere, Michele, vieni, vieni. Ti ha liberato. Attento che non puoi farlo. Hai ragione. Ma dovete sapere, cari amici di Fammela Dire, che chi mi ha regalato questa cover, eccola qui, eccola. Ho detto bene. È quel signore che sta dietro la telecamera là, vedi? È andato dai cinesi a Porta Capuana e un giorno ti ho fatto un regalo. Mica, che mi ha regalato? Allora, Angelo, Angelo, questo è il telefono dei messaggi. Angelo, intanto stai attenta ad esibirla, perché probabilmente non potresti farlo. Poi, in quanto al discorso... Perché? Perché è una cover che ha dei simboli ben chiari, quelli del calcio Napoli. Facciamo pubblicità? Ma noi ci siamo sempre. No, non è una pubblicità quella, è una cover che forse chi l'ha fatta non la poteva fare. Ad ogni modo voglio rispondere al telespettatore. Non stai attento, perché ho saputo ultimamente allora che hanno che il calcio Napoli ha mandato appunto ha sollevato appunto delle hai ragione, quindi al di là di questo, comunque, allora se possiamo staccare un attimo su di me, no, volevo un attimo togliere un'attimo cosa, aspetta, prego, adesso... aspetta, mi state vedendo qua? Sì. allarghiamo un po', ecco, si deve rompere, perché questo non è più un giocatore del Napoli. E chi va via da Napoli? Da Napoli! Non c'è più. Ok. Non c'è più. In quanto ai diritti d'immagine, io spesso ho fatto queste osservazioni. Non sono sicuramente i diritti d'immagine che fanno pensare a un giocatore di non venire a Napoli, perché io più volte ho fatto riflessione su questa cosa. Se c'è un giocatore che già ha un marchio, e quindi che già lo vende questo marchio e lo propone magari in qualsiasi parte del mondo, e c'è un'azienda che attraverso quel marchio fa del fatturato, non ci vuole niente a discutere col Napoli e capire su quei fatturati o su un eventuale ingaggio, diciamo, cedendo i diritti d'immagine, l'accordo come potrebbe poi tra virgolette essere realizzato. Quindi voglio dire, il concetto è vendere i diritti d'immagine, o meglio proporre, voglio dire, a un giocatore un contratto dove il giocatore deve cedere i diritti d'immagine, può essere anche un qualcosa costruttivo. Il discorso però ovviamente dipende sempre come poi dall'altra parte, cioè dalla società Calcio Napoli, come viene recepita questa cosa, nel senso che se nel momento in cui c'è un giocatore magari come Del Piero che fattura milioni d'euro sul suo marchio, allora probabilmente si farà fatica a trovare un accordo. Se invece i diritti d'immagine, un giocatore anche importante, che non sia Ibrahimovic ovviamente, che se non sbaglio prende solo 2 milioni d'euro dallo sponsor Tech, quindi dall'Adidas, se ricordo bene. Sì. E quindi, tra virgolette, se non parliamo di questi calciatori, non diventa difficile trovare un accordo, perché poi si parlava in anni passati di Criscito e di tanti altri. Non è che poi avevano delle aziende che fatturassero proprio delle cifre talmente importanti da poter far saltare poi una trattativa. Questo era il concetto. Bene, Angelo, ancora a te la linea. Sì, riprendo la linea perché qua si decifrano i commenti. Domanda: il servizio che ha preparato Marco Di Bello sul mercato, poi la pubblicità e poi salutiamo e vi do la linea per il finale vostro. Il servizio sulle ultime di mercato di Marco Di Bello. Yeah.
né Morgan De Sanctis ormai della Roma, né Julio Cesar. Sarà Pepe Reina a difendere i pali del Napoli nella prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena. Il numero uno del Liverpool sarà il quinto colpo della società partenopea dopo Dries Mertens, José María Callejón, Rafael Raúl Albiol, ufficializzato ieri dal club azzurro con il quale l'ex Real Madrid ha firmato un contratto quadriennale. Reina, vecchia conoscenza di Rafa Benitez che lo volle fortemente al Liverpool nel 2005, dovrebbe lasciare i Reds e approdare nelle prossime ore sulle rive del Golfo, dove adesso i tifosi attendono con trepidazione di conoscere il nome del nuovo bomber, ovvero di colui il quale avrà il difficile compito di far dimenticare alla torsida del San Paolo Edinson Cavani. E su questo fronte gli scenari si sono nuovamente capovolti. La pista che porta al brasiliano dell'Internazionale de Porto Alegre Leandro Damião si è raffreddata a causa della concorrenza dello Zenit di San Pietroburgo, che avrebbe proposto all'attaccante un ingaggio faraonico. Dal canto suo il Napoli ha risposto defilandosi momentaneamente dalla trattativa e tuffandosi sull'argentino del Real Madrid Gonzalo Higuaín. Per il suo cartellino il direttore sportivo partenopeo Bigon ha offerto 37 milioni di euro più 3 di bonus, incassando il sì del presidente dei Blancos Florentino Perez. L'operazione si potrà quindi chiudere non appena il club azzurro avrà trovato con il giocatore un accordo sull'ingaggio e sui diritti d'immagine. Capitolo Zuniga, il colombiano vuole la Juventus e ha detto no a tutti i tentativi messi in atto dal Napoli per il rinnovo del contratto, cosa che ha incrinato il rapporto tra il centrocampista e la tifoseria, che a Di Maro ha contestato duramente il pupillo di Mazzarri. Anche per questo la società partenopea potrebbe alla fine decidere di cedere l'ex Siena alla vecchia signora in presenza dell'offerta giusta. Soldi oppure un congruo sconto sul cartellino di Alessandro Matri, per il quale Benitez avrebbe in serbo il ruolo di bomber di scorta. Prendiamo ancora la linea da Di Maro mentre si preparano lì con l'orchestra. Puoi staccare Luis sul palco, che stasera avrà si darà un concerto qui. Trentino, c'era un tifoso che voleva dire una cosa veloce. Volevo dare un piccolo consiglio al presidente De Laurentiis. Visto che Zuniga si è così montato la testa, no? Che vuole andare a Torino, facciamo come il presidente Lorito, mettiamolo un attimo per un annetto in stand-by, così ha tutto il tempo di pensare a Torino, dove andare, come giocare. E poi ci vediamo tra un anno, egregio signor Zuniga. Ciao ciao. Benissimo, allora Michele, se mi segui, mando la pubblicità, però ti voglio far vedere una cosa, grazie ai tifosi intanto che ci stanno seguendo. Ragazzi, ma guardate questa fontana com'è bella. Ma possiamo far vedere che qua c'è l'acqua, qua dentro. Guardate che bella quest'acqua. Mamma mia, acqua! Acqua ghiacciata, un capolavoro. Ci fermiamo, pubblicità, poi i saluti nostri in linea a Napoli per il gran finale. Pubblicità. Tenta la fortuna da Sisal Match Point by Dealerbet, un nuovissimo centro di scommesse sportive al Vomero. Sisal Match Point by Dealerbet, scommesse sportive riferite a grandi eventi calcistici e a tutte le principali discipline sportive. Da noi sono i benvenuti tutti coloro che amano sfidare la sorte attraverso il magico mondo delle scommesse, magari giocando con gli amici e cercando di essere il prossimo fortunato vincitore. Sisal Match Point è anche sala slot, ittica, BLT, Virtual Game. Sisal Match Point by Dealerbet, vicino al Napoli Calcio e vicino a te, in via Cimarosa 93, Vomero, Napoli.
Mio padre diceva del caffè: come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Dalla passione di papà Gaetano lavoro il caffè in modo artigianale, seguendo passo passo tutta la produzione. Tanù, la nuova linea di caffè in grano. Una eccezionale miscela di finissima qualità per dare il piacere di vivere gli intensi profumi del caffè appena macinato. Tanù, nelle migliori caffetterie della tua città. www.caffetanù.it. Situato a pochi chilometri da Napoli, l'hotel 3 Stelle Hobbit è la scelta migliore sia per coloro che viaggiano per affari e sia per piacere. L'hotel Hobbit di Melito di Napoli è a soli 5 minuti da Capodichino, a pochi passi dalla metropolitana, per raggiungere velocemente il centro di Napoli. Camere dotate di tutti i comfort, con un rapporto qualità-prezzo senza precedenti, connessione wireless gratuita, la rinomata cucina napoletana e il meglio della gastronomia nazionale. In un'oasi di tranquillità, ospitalità e riservatezza, Hotel Hobbit a Melito di Napoli. Per contatti, info chiocciola hotelhobbit.it. Come prima, più di prima, t'amerò. Bene, 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 rieccoci dalla piazza di Di Maro con i tifosi. C'era un tifoso che voleva dire qualcosa di tribuna? Sì, noi siamo dei tifosi di tribuna da diversi anni. Volevamo dire una cosa un po' che va al di là di certe cose, i soliti discorsi di mercato e tutto quanto. Cioè, una vera società come il Napoli dovrebbe essere molto organizzata, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione dello stadio. Noi che paghiamo, diciamo, abbiamo la fortuna di pagare una bella cifra, entriamo, sembra entrare nello stadio San Paolo tutt'oggi, che è uno stadio, diciamo, che dovrebbe essere uno stadio del futuro. È una cosa, è veramente, sembra un carro bestiale. Io invece colgo l'occasione, perché qui ci sono due donne. Ci vogliono i bagni per le donne, che siano solo per le donne, presidiati e puliti. Ma quanto ci vuole per fare questo? Questo per igiene, per certo. È necessario. Sì, benissimo. Un tifoso, grazie. Sì. Un tifoso mi ricordava come Omar Sivori, questo signore qua, vedete, mi dice, lo dico io, come Omar Sivori rinunciò alla Juventus per venire a Napoli, che saliva dalla Serie B. E è una risposta a molti giocatori. Poi andò a Canzonissima e disse, me l'ho raccontato lui, io sono orgoglioso di essere stato a Napoli, perché i napoletani con la loro squadra sono straordinari. Omar Sivori, che poi se ne andò in Argentina. È tutto da Di Maro, ma vi do appuntamento questa sera alle ore 21 precisi, 20:50-21, qui dalla piazza di Di Maro, linea diretta con i tifosi. E allora ci scateneremo con le ultimissime, vedremo se ci sono stati degli annunci, parleremo con la città e con gli sms. Tutto grazie a Teleluna. Da Di Maro Anna è tutto, ciao ciao anche a Fabio Andreotti, grazie ai tecnici e linea Napoli. Salve a tutti voi. Grazie a te Angelo, ciao, grazie Angelo. Buon lavoro. Allora, io ho soltanto un paio di minuti, però voglio leggere ancora un messaggio. Il nostro amico dice, secondo voi la preparazione giusta in vista di tutti gli impegni, ce lo scrive Pino da Sessa Aurunca. Secondo te Fabio è giusta questa preparazione che sta facendo Benitez? Lui è spagnolo, più noi se osserviamo dall'Under 20 che abbiamo visto poc'anzi in delle manifestazioni che ha disputato ultimamente, quella spagnola, l'Under 21, che l'ho vista proprio di persona direttamente
e poi la nazionale maggiore, sono tutte squadre che fanno la loro forza su quelli che sono i valori tecnici, sull'intensità, e quindi un po' quel lavoro che lui svolge oggi è proiettato su quello, quindi diciamo l'attività aerobica è inglobata in quella che poi è l'attività dove vengono fatte parecchie esercitazioni sotto l'aspetto tecnico, quindi io dico che sotto questo aspetto dobbiamo solo alzare le mani, perché oggi i risultati di queste tipologie di allenamento che vengono proprio sviluppate in Spagna, dobbiamo dargli atto che effettivamente fino ad oggi possiamo dire che sono positive. Sono positive, vedete la Spagna che cosa ha fatto, la prima squadra, vedete l'Under 21 che proprio contro l'Italia ha fatto lacrimare Lorenzo, quindi voglio dire anche l'Under 20 ha fatto fatto una bellissima figura, quindi voglio dire. No, assolutamente sì. E allora sono davvero in chiusura, grazie al procuratore sportivo Fabio Andreotti. Fabio, grazie per essere intervenuto. Grazie a te, Anna. Grazie come sempre a tutti voi che ci avete seguito da casa, grazie alla regia di Federico Scatozza con la collaborazione di Salvio Turco. Ovviamente, come mi diceva Angelo Pompomeo, questa sera alle 21 non perdete Linea Diretta con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Speciale Luna Azzurra torna domani come sempre alle 17:15. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da...